Telefonato Maria, telefonato Claudia, te sei appena. C'è la mano che no, torna lo tocca. Ma che? Se ne andavo, lo salutavo con lo sportello, se beccava Chicco! Hai visto? Infatti, tanto è vero che poi a lui hanno preso, dice, per guadagnare il contratto a Fabio Watch, almeno fa qualcosa perché non faceva niente. La casa nella prateria. Lui faceva il falegname tutto il giorno con quel martello. Ta 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 ra sta sta ta ta ra sta sta ta 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 ra sta sta. Tutto il giorno con quel martello. 850 milioni di chiodi ci ha messo dentro qua a casa. Né più di legno di fera ha fatta diventare qua a casa. Poi arrivava la FIA e dice, papà, ma attacchi sto quadretto? No, allora sei un bastardo. Io dico poi Cristiano in un modo. Una volta hanno stuprato la FIA, dice, papà, mi hanno stuprato, non ti preoccupare, vai a scuola, salita saluta tutti, ringrazia tutti, hanno stuprato tua figlia. L'avete mai visto una volta che la moglie, sai, conta di nozze, le pia da buttare la dentarga? No, sempre in bacetto, no, ciao, ciao. Come ha fatto i nuovi film? Provetta, come ha fatto? C'è solo la casa tua, là c'è stanno le bestie, la mucca, che c'è una sigaretta, non c'è sta niente. No, per me era mezzo, mi sa che fa tatatara, io invece di andare lì qua, te ne va qua, tatara, sta, sta. E poi, ecco, dai telefilm, ci sono le pubblicità, no? Luisa comincia presto, finisce presto e di solito non pulisce il water. Perché? Perché è una zozza e molta la caccia della casa. Questa non pulisce mai. Adesso che lei avete i denti macchiati da te, caffè o tabacco? Lavatevi due volte al giorno, non ci stanno più problemi. Le pubblicità. Giorgio era quel cretino del Nutella Party, te lo ricordi? Quello che arrivava su casa sua, apriva. Che te ridi, oh. T'hanno fatto un filone con un po' di Nutella. 4.000 lire hanno speso. T'hanno devastato casa. Ma poi la chiave di casa tua, chi gli ha dato? E il filone, taglio qui, te taglio così. E le candeline, spegnele una per una, tutte accese, devono essere accese. Sempre sulla Nutella. Ricordate quella, c'era lei nella canadese, signora, che mi dice se le dico Nutella? Nutella a modo video, e che t'ho detto? T'ho detto Nutella. Se dicevo trombavo, che facevi? Carpiati per aria e spaccati. I Ferrero Rocher. Ha vista lei, la signora Angiallo, perché è gialla, stancolica, ha vista? A forza da mangiarsi i Ferrero Rocher, sì. Il regista, per mascherarla, gli ha messo la macchina gialla, il vestito giallo, i Ferrero Rocher sono gialli, dice così, la confondevo, no? Ambrogio è uscito fuori di testa, non ne la fa più, ha sbroccato proprio. Adesso l'ultima che faceva lì, che stava d'Ambrogio, che la servitù, arriva lei, Ambrogio, oh, sono i miei, ho comprato io. Vattene, ti do una testata, vattene. Nascondile, si mangia tutti, lei. Ambrogio, avverte un leggero languorino, vatta a fare un panino, va. Da reggo più, a me mi ha stressato proprio. Dice, no, lo vorrei con qualcosa di dolce. Vatta a fare con quell'altra che la Nutella te l'ha spalmata da tutte le parti. Vai tutte e due insieme, va. La Nutella. Poi quella, c'era quella dell'algita. Adesso che lui entrava dentro l'ascensore, entrano tutti quelli. Ah, biondina, gli si cominciava a spogliare, e lui. Te fermi al quarto piano, al quinto no, te viene, no? Quando sei arrivato su, ha fatto, no? Fanno 1.000 metri, cioè, mille piani, all'ultimo piano dice, senti il battito, senta la testa il battito, perché se te butti da là, quando arrivi giù non lo senti più il battito. Le pubblicità, gli alcolici, vi ricordate lui, il meraviglioso, l'eccezionale, il fantastico, il bellissimo, lo strepitoso Ratz the Gun, che qui da noi è diventato famoso con una pubblicità di un amaro, lo Jägermeister. Scusa, perché bevi Jägermeister? Cioè, non lo so. E com'è, non lo so. Mazza, che domanda che mi ha fatto pure te. Cioè, non lo so perché. Aspetta. No, non lo so. Cioè, non lo so perché poi sono fatti miei. Ma che ti ho chiesto 30 milioni? Oh. Sta imbriaco fracico, ti sei scordato pure quello che ti sei bevuto. Adesso, se non venite al cinema, sono fatti vostri. Ma prima erano fatti tu, ma sono fatti nostri. Ma da chi sono sti fatti? Oh. E qui è fatto uno, siete perché sta fatto fracico. Adesso la pubblicità nuova della Jägermeister la fa quella ragazza, adesso quella con i pantaloncini, lo stivale alto fino qua, quella gli serve la convergenza e equilibratura, ahi sta? Ahi sta come tenta al bar? Ma chi sei, la compagnoni, oh? Già tenta il paletto, no? Il paletto c'ha qua, perché se cammini così c'ha lì il paletto, sì, eh? Arriva lei, quello sta al bar, va a fare i suoi, tranquillo, arriva lei.
L'ho baciato? Mica lo so perché. Cioè non lo so perché, cioè non lo so. Quello ha visto il bacio e si è messo dietro, mi sta a far male, ma non lo so perché. Continua, ma non lo so. Aia, ma continua, non lo so perché, non lo so perché. Ah, ma te sei svegliato come quello del babbuino. C'è un po' di tempo devo smettere da bere la mano perché mi bruciano, un po' di tempo lascia stare la gente al bar, sennò tutte le sere ti fanno. Lascia stare la gente al bar, lasciala perdere. Gli alcolici. No, continuiamo con gli alcolici, quella. Vi ricordate? In una partita di carte, vedi le carte di un amico. Buone, ma le tue sono meglio. Che fai, ne approfitti? O getti via una mano vincente. Questo rubi le carte e bambacione. Ci sono scelte nella vita che dimostrano carattere. Ci sono amici nella vita che del carattere tu non gli frega niente. E stanno a 900 milioni di piatto. Ci sono a volte nella vita che se rischi una reggi non bevi proprio, lascio perdere. Le pubblicità, e queste sono le nostre pubblicità, anche quelle veloci, no? Drink, e c'è Gigi, no c'è la cremeria, a me Gigi sempre qui 5 milioni, me da tanta in faccia la cremeria, questa a casa non c'è sta mai, c'è sta, oh. Le pubblicità, i rotoloni regina, quei esaurito che corre dietro la nota di carta igienica. Ma come stai? Io sono esaurito, ma te come stai? Ma poi ancora ti ero rotto le carte igieniche per tutta Roma. Ma dici come stai che ti è venuto lo stimolo a casa, ti sei pulita al Colosseo, ma mo dici come stai? Ciao!